Benvenuti o bentornati sul mio canale, sono sempre Jessica, Lettrice tra le ombre. Mi trovate Lettrice tra le ombre anche su Instagram, qualora siate interessati a vedere quello che combino durante le mie giornate. E quindi vi invito a seguirmi anche lì. Faccio veramente un brevissimo disclaimer: se è la prima volta che sei entrato in questo canale, ti invito ad iscriverti, almeno così rimarrai sempre aggiornato ogni qualvolta io pubblico un nuovo video. Attiva la campanellina, mi raccomando, se vuoi sostenermi e supportarmi in maniera più attiva, ti lascio in descrizione la mia lista Amazon, se tante volte volessi spulciare e vedere la mia lista e o regalarmi un libro, ovviamente non è obbligatorio. Benissimo, iniziamo perché questo è un tag da fare adesso o mai più, perché lo sto facendo, lo sto registrando alla metà di gennaio, ma voi lo vedrete verso la fine del mese. Ripeto, adesso o mai più. Perché questo? Perché è il tag di inizio anno, un book tag di inizio anno, quali letture farò, quali autori vorrò scoprire, quanti libri ho intenzione di leggere, cosa leggere, autori, libri, eccetera. Quindi iniziamo. Sono delle domandine, io queste domandine nello specifico le ho viste nel video di Elena Monti. Vi metto il link del suo canale qualora non la conosciate, non la conoscete. In descrizione, quindi non so, altre magari usano altre domande. Io ho preso queste, mi adatto a queste. Iniziamo. Prima domanda: quanti libri vorresti leggere nel 2023? Ovviamente guardo in basso perché ho le mie domandine scritte sul quaderno. Quindi, quanti libri vorrei leggere nel 2023? L'importante è che riesca a leggere. Poi quanti? Non lo so, non è una gara, non è una sfida, quindi non lo so. L'importante è che io riesca a leggere anche quest'anno con i miei occhi e che vada tutto bene. L'importante è questo. Allora, metto sempre l'asticella mia perché non uso Goodreads perché mi mette l'ansia. Metto sempre l'asticella sui 50. A posto, basta. Poi, se ne leggo meno, è un peccato, se ne leggo di più, buon per me. Però più o meno è quella la cosa. Tre libri che non sei riuscita a leggere nel 2022, ma che vorresti recuperare nel 2023. Io ho interpretato questa domanda in che modo? Cioè, quei libri che non sono riuscita ad acquistare lo scorso anno, ma che spero di riuscire in questo anno. Quindi, se tante volte voleste farmi un regalino, andate a spulciare nella mia lista, andate a prendere questi libri e regalatemi. Ovviamente sto scherzando. Sto scherzando. Puta mai che qualcuno mi prende sul serio e mi dice: ah, Gè, comprateli da sola. Non vi preoccupate perché ci sarà modo. Allora, ovviamente non ce li ho, quindi vi metto l'immagine qui da qualche parte. Paese Perduto è uno di quei libri che mi ispira da un sacco, da quando la mia amica Ale, lettrice controcorrente, ne ha parlato su Instagram, è di edizione preistorica, non lo so, mi ispira la storia, tra l'altro una storia molto toccante tra due fratelli, mi ispira tantissimo, quindi uno è quello sicuro. Poi, Denti da latte, edizione Nutrimenti, è una raccolta di racconti malata, secondo me, sulla figura dei figli, dei bambini, bambini che nascono nelle famiglie disfunzionali e quello che possono poi fare da bambini, cioè perché con la mente deviata, tutte cose che poi nascono, ovviamente cose crudeli, cattive che possono nascere avendo avuto genitori particolari. Mi incuriosisce, una raccolta di racconti. Io quest'anno è un genere letterario che voglio approfondire perché non ne leggo di racconti, non mi piacciono, non riesco ad affezionarmi ai personaggi con dei racconti brevi di 5, 10, 12 pagine, ma voglio approfondire. È un genere che voglio approfondire e questo magari potrebbe aiutarmi. Ultimo, ma non ultimo, Milena Q.
assassina di uomini violenti. È una storia, una sorta di true crime, ma tra l'altro questi sono tutti libri molto brevi, per cui potrei anche riuscire a leggerli, ad acquistarli e leggerli anche in tempi abbastanza brevi. Questa, lo dice la parola stessa, è una donna che purtroppo ha a che fare, riesce ad approcciarsi solo, sembrerebbe, con uomini poco raccomandabili. E cosa fa? Li uccide, quindi c'è tutto l'iter, credo, suo criminoso e di come poi sono riusciti a prenderla, a catturarla, quindi penso che ci sia anche tutta la storia anche del tribunale, processo, eccetera. Mi incuriosisce un sacco, è una tematica che a me piace. Andiamo all'altra domanda. Un mattone e un libro breve che ti piacerebbe leggere nel 2023? Penso proprio di farcela per entrambi. Vi mostro il libro breve. Non passa anno che io non legga almeno un libro di Viola Di Grado, è una delle mie autrici italiane preferite, proprio quelle che apprezzo di più. E è un libro di 170 pagine, edito EO, 70 acrilico, 30 lana. Non so di cosa parla, ma io mi fido tanto di questa autrice, mi sono piaciuti su 3 che ne ho letti, 2 sì, 1 no, però ovviamente voglio leggere anche questo, tra l'altro ho l'audiolibro, quindi per questo sono sicurissima anche proprio che lo leggerò. Questo è quello breve, quello lungo, ok, quello lungo è un libro acquistato lo scorso anno di Ross Risen, non so come si pronuncia il suo nome, Fame, edito Anna di Teseo. Devo dire che è un bel mattoncino, discreto mattoncino, scritto grande, ma al di là di questo è la storia che mi intriga. Scusatemi, stavo dicendo, al di là di questo è proprio la storia che mi interessa tantissimo. La vicenda narra di una donna, siamo credo Australia, Austria, non lo so, comunque poi ovviamente vi farò sapere meglio una volta che l'avrò letto, una donna sposata, un bel lavoro, quindi una vita apparentemente felice, fin quando suo marito non scoprirà di soffrire di Alzheimer, quindi coppia giovane, relativamente giovane. Cosa accade? Lei si troverà in un bivio, se sarà molto indecisa, se proseguire ovviamente la sua vita matrimoniale con suo marito, pur sapendo che purtroppo andando avanti la malattia peggiorerà, quindi dovrà stare dietro ad un uomo malato, ecco, parliamoci chiaro, oppure lasciare perdere, lasciarlo da solo, in balia del suo destino. Questo già so che sarà un libro che mi farà molto arrabbiare, già lo so. Anche perché poi lei si invaghirà del suo migliore amico. Già so, quindi non giudicare mai, per carità, bisogna trovarsi nelle situazioni, però sono molto curiosa. Questo credo proprio di essere sicurissima che lo leggerò quest'anno, assolutamente sì. Non dico che ci metto la mano sul fuoco, ma insomma lo voglio leggere. Uno o più libri che stazionano nella tua libreria da secoli e che vorresti affrontare nel 2023. Allora, già ve lo dico, non l'affronterò nel 2023, però staziona da tanto tanto tempo, ormai sono 2 anni, credo, 3, però lo tengo lì perché è l'ultimo libro dell'autore che mi manca da leggere, quindi lo tengo buono, ed è I ragazzi venuti dal Brasile di Ira Levin, per Sur. Non mi chiama mai questo libro, ce l'ho da 3 anni, ma non mi chiama mai, un po' forse per la mole, un po' per la tematica, perché comunque si parla di deportazione, è una tematica abbastanza forte, non vi dico la motivazione specifica perché lo scoprirete magari nel wrap up del prossimo mese, che ho abbandonato un libro proprio perché era troppo pesante, troppo forte questa tematica, non ce l'ho fatta a proseguirlo. Un po' per il font, perché è veramente minuscolo, magari aspetto di trovarlo in audiolibro, non lo so. Intanto è nella mia libreria, sta lì, ma già vi dico, non lo affronterò
non lo affronterò quest'anno, ma già sono 3 anni comunque che sta lì. Poi, un autore, autrice che conosci già, ma che vorresti affrontare nel 2023. Approfondire magari nel 2023. Ovviamente Juan Carlos Sonetti, io ho letto gli AD e vorrei leggere altro dell'autore perché mi piace, mi interessa. Magari libricini brevi come questo, ma cioè, mi interessa davvero tanto conoscere e sapere altro di lui e vedere in altre storie come sguazza. E poi ovviamente non poteva mancare come un libro Atlantide, però di un'autrice che vorrei veramente conoscere. Ho letto solamente un libro, mi sembrava quello che sto per mostrarvi di averlo letto, in realtà no, forse l'ho confuso con altri titoli sicuramente. Comunque, La storia ungherese, questo ho da leggere, e mi sa anche un altro, sempre della stessa autrice. Mi piace molto come scrive. È un modo veramente molto elegante, molto particolare di scrivere. Poi soprattutto è un'autrice italiana, per cui un motivo in più magari per buttare l'occhio e seguirla, no? Ad ogni sua opera nuova. Di lei ho letto un titolo proprio lo scorso anno che ho apprezzato, ma vorrei vedere come si cimenta magari in storie ancora più forti e delicate. Questo è uno che sicuramente, insomma, uno dei suoi che vorrei assolutamente leggere. Poi andiamo avanti, un nuovo autore, autrice che vorresti scoprire. Allora, sto aspettando, per quando vedete il video ancora non mi è arrivato il libro, sto aspettando un libro che ho preso proprio di questa autrice grazie a il buono di mia sorella che mi ha regalato lo scorso Natale, e sono curiosa, sto parlando di Jan Carson. Vi lascio la copertina del libro che mi dovrebbe arrivare a giorni, e è Il giorno del giudizio. È una sorta di distopico, mettiamola così. Si parla della vicenda di una ragazzina di 11 anni che vive in un... Mi ha ricordato molto Il sogno del villaggio dei Ring, libro che ho amato, di Yu Yang, ma non è quello il discorso. È che comunque si parla di pandemia, di una ragazzina, l'unica sopravvissuta in un popolo, diciamo, in un paese dove continuano a morire bambini, appunto a causa di un'epidemia che non si sa il motivo, no? Com'è possibile che tutti questi bambini muoiano? Intorno a lei c'è questa sorta di alone, no? Di mistero, del perché lei non muore, e intorno a lei cerchiamo di capire come i genitori di chi è sopravvissuto riesce a vivere dopo la morte dei loro figli. Non so se mi sono spiegata, mi ha troppo incuriosita questa storia. E l'ho voluto prendere il libro, è tra l'altro un bel mattone. E sempre di suo ho in lista e vorrei prendere, tra l'altro costa veramente poco su Amazon, ma prima voglio un attimino vedere come scrive, L'incendiario, vi metto anche di questo la copertina, altro titolo molto famoso, molto chiacchierato, penso un paio di anni fa, che io ne ho sentito parlare, ma dato che era una sorta di... anche questo un po' surreale, sul surrealismo, ma comunque si parlava sempre del rapporto tra padre e figlio, un figlio malato psichicamente che si metteva a incendiare cose, ma insomma è una cosa che mi sconfinferà molto, ecco, che mi intriga, per cui è lei che vorrei conoscere proprio quest'anno, una forse delle poche autrici che vorrei conoscere veramente, ecco. Andiamo avanti. Poi, ho il programma delle riletture. No, io non rileggo i libri. No, non credo, quest'anno non credo. Poi, parteciperai a qualche GDL? No, non partecipo a qualche GDL, a meno che non lo crei uno io. Non lo so. Ci sto pensando, fatemi sapere se qualcuno di voi è interessato a qualche gruppo di lettura con me, mi faccia sapere giù in descrizione. Poi, quali sono le uscite del 2023 che attendi
con ansia. Allora, uno è il libro della Minar, I giorni di festa, dovrebbe uscire a giorni, in trepidante attesa. Cioè, se mi seguite sapete che lo scorso anno ho amato L'albero della nostra vita, scritto da questa autrice pazzesca, l'ho amato e sto aspettando ovviamente con ansia questa uscita appunto imminente. E poi ad aprile uscirà il nuovo libro, il nuovo romanzo di Anne Griffin. Non so il titolo, non so nulla, non vedete copertine perché non so neanche la copertina, sicuramente sarà edito Atlantide. Però sono curiosissima, io quello lo voglio perché io amo Anne Griffin, l'adoro, mi piace il suo modo di scrivere, la sua eleganza, quindi questi sono i due titoli che mi interessano al momento, poi ovviamente non so. L'ultima domanda è un bonus, buoni propositi librosi del 2023. I buoni propositi per quest'anno sono quelli di acquistare, come già sto dicendo da un paio di mesi, acquistare e leggere. Ci sto riuscendo, magari alterno con qualche libro che ho da più tempo, però ci sto riuscendo e di questo sono molto orgogliosa, perché accumulare veramente non porta a nessuna parte, accumulare, perché dobbiamo accumulare? Ecco, non, no, quindi sto cercando questo. E un altro, diciamo, proposito libroso che ho, acquistare meno. Questo non credo. Anche perché... Nulla, il video è terminato, sentitevi liberi di rispondere a qualche domandina nei commenti. Che ho detto prima, descrizione, vero? No, il fatto del GDL, ditemelo nei commenti, perché assolutamente... fatemi sapere se qualcuno di voi, qualora mostrassi un libro nel quale vorrei fare un GDL, mi faccia sapere se è interessato. In generale, ok. Poi valuteremo. E, niente, fatemi sapere, ripeto, rispondete anche voi a qualche domandina nei commenti, di qualche domandina di queste. Fatemi sapere i vostri propositi, quanti libri volete leggere, se c'è qualche autore che vi interessa. Fatemi sapere tutto come sempre. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!